Ok, allora saluto innanzitutto Chiara Di Giulio, la ringrazio per aver partecipato. A dire il vero, è mesi che la sto inseguendo, però la sua attività sportiva e soprattutto l'ultimo periodo in cui era impegnata nelle finali non gli ha chiaramente concesso di poter dedicare tempo al computer. Adesso ha finalmente, tra l'altro anche appena festeggiato, mi sembra, il tutto è arrivata al capolinea dell'annata, ovviamente sportiva, con una bella medaglia, con un bel trofeo, con una bella vittoria, e quindi si è liberata un po', correggimi se sbaglio, dagli impegni sportivi. Assolutamente, guarda, alla fine ce l'abbiamo fatta a fare questa intervista, sono contenta. Mi eri in corso per mesi, è vero, e mi dispiace anche perché un po' tra i fusi, un po' tra i vari impegni è stato un po' un casino conciliare i nostri orari, però adesso facciamo questa intervista anche con una soddisfazione maggiore. Esatto, cominciamo dall'inizio, cioè da quando hai avuto la chiamata, perché tu hai avuto una chiamata, credo, improvvisa, nel senso che non te l'aspettavi, no? E quindi hai deciso da lì, hai detto, insomma, devo approfittare di questa opportunità. Non so, raccontami te com'è stata la cosa. Esatto, è stato proprio così, tutto improvviso è stata. E quindi quando mi è arrivata questa chiamata, abbastanza proprio una doccia, tra virgolette, una doccia fredda, però una bellissima doccia fredda è stata. E quindi anche se comunque qualsiasi decisione una persona prende, compromette, cioè, non è mai facile, però ho deciso di intraprendere questa grandissima e nuova avventura, anche perché quando ti chiama un club, così come il VakıfBank guidato da Giovanni Guidetti, per me era veramente un sogno che diventava realtà. Com'è essere allenato da Guidetti? È un duro ad allenare? Devi piacerti tantissimo la pallavolo, devi essere una stacanovista e a me piace tantissimo, mi sono sempre divertita, è stato sempre un momento per accrescere le mie conoscenze pallavolistiche, confermarne tantissime e parlare veramente di pallavolo, di bella pallavolo. Ecco, voi pallavolisti però non uscite mai dall'ambiente, insomma, presumo che anche tu quando appenderai le cosiddette scarpe al chiodo sarai sempre nell'ambiente, a parte il fatto che hai anche una sorella che l'hai instradata bene, insomma, mi sembra che, no, dico, sta facendo un po' la tua strada. Beh, le auguro di fare il meglio per lei, le auguro il meglio, le auguro. Tutto quello che di Ma meglio le lì ti può. senti con la sorella ogni tanto, ti chiede qualche consiglio? Siamo tra sorelle, quindi il nostro rapporto è molto forte, quindi ci sentiamo tutti i giorni, ci sentiamo per tutto. Ok, invece raccontaci la parte finale di questo campionato, insomma, com'è il livello soprattutto in Turchia quest'anno? Perché mi sembra che il livello italiano si sia alzato molto, non... infatti, insomma, Assolutamente che sì, lo vediamo da... assolutamente che sì. Com'è stata l'ultima parte di stagione? Pensando soprattutto alla Champion, che quest'anno è stato un po' per voi, magari così, un punto, insomma, diciamo che... Per dettagli, ecco, non si è conquistata la finale. Ce la siamo giocate al Golden Set, come tutti sapete, lì a Novara. E questione di punti, questione di scambi, questione di tutto, sicuramente aver perso la prima gara in casa forse non ci ha aiutato, però comunque sia in Champions con questo tipo di meccanismo, anche se la vinci comunque la devi rivincere comunque in casa, quindi alla fine è sempre un'andata e ritorno da confermarti. Purtroppo ci è sfuggita a Berlino con grande amarezza, però siamo state veramente brave poi a rimetterci in carreggiata, perché comunque sia la Champions, cioè perdere la Champions è perdere sempre un obiettivo grandissimo sempre, no? Nella testa di un atleta. E niente, poi ci siamo rimesse in carreggiata e sempre continuando da un punto di vista più che altro mentale, e abbiamo incontrato prima il Fenerbahce e poi in finale l'Eksacıbaşı. E questo ti ho già risposto per quanto riguarda il livello. Noi abbiamo il livello in Turchia anche molto, 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 molto alto. Nella nostra finale abbiamo incontrato dall'altra parte, ecco, l'opposto della nazionale serba, Kim Young,
insomma, diversi giocatori che escono campioni dalle Olimpiadi come Larsson e altri come Sì, la nomi serba, che la conosciamo Boskovic, molto quindi bene. esatto, quindi nel senso non stiamo parlando di ragazze che new entry, insomma, quindi livello molto molto alto. E qual è la giocatrice, magari anche giovane, in Turchia che ti ha stupito di più? Magari di quelle non conosciute, che noi non conosciamo, insomma. Hai visto qualche giovane interessante? Anche se non sei lì da Turca? tantissimo, eh? Turca? Sì. Sì, beh, guarda, devo dire che nel serbatoio del Vakif ce ne sono diverse perché comunque stanno veramente facendo un bellissimo lavoro con le giovanili e sicuramente si ritroveranno questo anche per la prima squadra. Un pochettino quello che io trovavo tantissimi anni fa nelle grandi squadre italiane. E che oggi probabilmente si è perso un pochettino quello di investire tanto sul settore giovanile e su tutta la struttura, quindi su tutto il club del settore giovanile, dagli allenatori a seguire le ragazze alla scuola e a farle crescere e per poi essere appunto un serbatoio, una ricchezza per la prima squadra, sia per tenerle che per darle, insomma, però è quella la vera forza di un grande club. Tra l'altro, a proposito di allenatori, mi sembra che ci sia lì Papà Bosetti, che Sì. anche lui, insomma, col settore giovanile così, ha sicuramente molta esperienza. Quindi sei, diciamo che di italiani ne hai trovati tanti lì, dai, tutto sommato. Sì. Vabbè, Ecco, e sì. invece com'è stata questa finale? Adesso io non voglio dire una cavolata, mi sembra che avete vinto 3-2 forse. Sì, abbiamo vinto l'ultima gara 3-0, però le altre abbiamo fatto insomma 3 su 5. E com'è stato, insomma, questo Tirata. partire è stata molto sudata, come anche la Sì, finale, beh, la finale sicuramente. no, perché l'avete vinta 3-0, quindi non penso che, però nel contesto delle partite no. È stata bella tosta, è stata, perché comunque abbiamo schierato una formazione, poi ne abbiamo fatta un'altra per incastrare determinati momenti. E è una finale dove veramente la famiglia del Vakif, tutta quanta cioè, ha partecipato e è stata vincere, insomma, è sempre frutto di un grande lavoro. Ecco, cosa ci dici del campionato italiano, soprattutto di questa finale che, insomma, sulla carta dovrebbe essere favorita Conegliano, però nel senso come squadra, come organico, però dall'altra parte sulla partita secca Novara è sempre molto pericolosa. È la partita che lo deciderà, cioè non puoi, non... cosa si può fare? Si può veramente tirare la monetina adesso, che cosa potrei dire? Non posso, questa è una partita secca, quella che sarà lì a Berlino, quindi sarà bellissima da giocare perché da atleta ti dico che la vorrei giocare tutta la vita, cioè veramente spettacolare, però ecco, è una Ecco, partita che su cosa sì. farà Isabella Di Giulio lo sapremo perché, vabbè, lo si sa. Cosa farà invece Chiara Di Giulio il prossimo campionato? A breve deciderò quello che fare. A breve, molto a Ma breve. sempre in Turchia o qui in Italia? Valutiamo un attimino la situazione. Ci sono un po' di cose da mettere a Allora, posto. al nord, al centro o al centro? Non farò sapere. Ok, non ci sveli niente. Va bene, Chiara, io ti ringrazio, ti saluto. Guarda che Grazie. comunque chiamerò ancora, insomma, abbi pazienza. Guarda, sono a disposizione, mi Sono quei dispiace die. che ci abbiamo messo tutto questo tempo, è stato un grande piacere anche veramente fare due chiacchiere. Mi dispiace tutto questo tempo, però adesso saremo più compatibili con gli orari. Va bene, io ti ringrazio, ti saluto e ti lascio Beh, insomma, adesso gli allenamenti li avete finiti, no? Sì, per una settimana mi sono presa una settimana di vacanza adesso da un Vacanze, sì, ma pochino dico in tra palestra quando serie inizio. ci ritorni adesso. Veramente, devo dire, già mi manca, quindi vediamo. Immagino, insomma, hai sempre fatto palestra, quindi. Grazie comunque. Ecco, io ti chiederei una cortesia, sempre che sei disponibile, perché non sono riuscito a contattarlo. Guidetti, si può intervistare? Hai contatti per poterlo intervistare? Perché io non so come rintracciarlo, obiettivamente.
Non dirmelo Penso adesso, di me dire. lo dirai, Ok. perché sarebbe bello sentirlo. Insomma, lui è sempre stato fuori dall'Italia, però volemmo importarlo almeno con queste tecnologie in Italia. Sì, sicuramente, sicuramente lei è un grande. Allora contiamo su di te, Sicuramente. Vabbè. eh? Grazie, ciao Chiara, Ciao, ciao. ciao, 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 ciao.